Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi sempre in ritardissimo. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima perché in realtà doveva essere un giorno di riposo, ma ho deciso comunque di chiudere la settimana in bellezza parlando con voi di qualche notizia di cui volevo assolutamente discutere. Quindi sarà una puntata un po' improvvisata, su risposte sbagliate torna la prossima settimana e voi, mentre siete in trepidante attesa del ritorno del gioco preferito dagli italiani, mi raccomando mettetevi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Basta che vi iscrivete a questo canale e cliccate tutti i links che trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Ve l'ho detto, c'è pochissimo tempo, quindi bando alle ciance e partiamo subito dall'angolo della poracciata. L'altra volta avevamo esordito con l'aggiunta di Warpips ai giochi gratis dell'Epic Games Store. Ora che lo strategico è riscattabile, sappiamo già il nome del prossimo titolo che sarà regalato a partire dal 23 febbraio, Duskers. E anche questo è un altro di quei giochi di cui non avevo mai sentito parlare, ma che, porca miseria, nel panorama degli indie PC è stato accolto molto molto positivamente. E l'Epic Games Store è diventato un po' il portale perfetto per scoprire queste piccole produzioni indipendenti. Ne parleremo in modo più approfondito in chiusura, ma intanto vi segnalo che sono stati ufficializzati i giochi del Plus di febbraio che avevo riportato come leak nel precedente TG Poro. La star principale rimane Forbidden West, ma gli iscritti ai tier premium ed extra avranno accesso a una selezione veramente niente male. Ma non bruciamo le tappe. Intanto è partita una nuova campagna sconti di Nintendo pensata per celebrare il famosissimo Festival di febbraio, che è un po' come la festa del grazie. Gli sconti in copertina sono un po' uno specchietto per le allodole perché non si tratta poi di prezzi così interessanti, salvo qualche rara eccezione, soprattutto se poi messi a confronto con il fisico. Però andando su Deco Deals le cose interessanti si trovano lo stesso. Tanto abbiamo tempo fino al 26 febbraio, quindi aspettatevi nei prossimi giorni un bel video dedicato ai migliori sconti su Switch. In ogni caso aspetto, come al solito, le vostre segnalazioni nei commenti. E infine non è propriamente una poracciata, ma siete riusciti a prendere la Limited di Tears of the Kingdom? Ieri i pre-order sono stati aperti su GameStop, oggi su Amazon. Incredibile ma vero, la Collectors ci ha messo tantissimo per andare sold out. Magari Nintendo ne avrà stampate tante copie, ma io credo che il prezzo di 130€, soprattutto visto quello che offre questa edizione, sta frenando tanti appassionati e collezionisti dal comprarla. Voi avete fatto la follia di preordinare questa Collectors di Tears of the Kingdom? E saltiamo subito con agilità nell'angolo delle recensioni. Molto bene per Octopath Traveler 2, che sta collezionando pareri positivi un po' ovunque. Questo secondo capitolo sembra non presentare nulla di rivoluzionario ed è una sorta di perfezionamento di quanto visto nel primo Octopath, sia a livello di gameplay che per quanto riguarda la resa grafica dell'iconico HD 2D. purtroppo, a livello narrativo, Octopath 2 presenta la stessa caratteristica che ha diviso il pubblico in precedenza. Le otto narrative sono sostanzialmente scollegate tra di loro e le varie storyline non si influenzano a vicenda, sebbene questa volta ci siano più scene pensate per approfondire i rapporti tra i vari personaggi. Si tratta poi sempre di un titolo a prezzo pieno e se siete indecisi se comprarlo o meno al day one, beh, vi ricordo che sull'eShop trovate una demo gratuita per farvi un'idea sul gioco. La critica poi ha deciso di premiare anche PSVR 2. La nuova generazione di realtà virtuale targata Sony è un visore dalle grandi potenzialità che però, oltre a un costo non proprio poraccio, anzi proprio per niente, non presenta una lineup del tutto convincente. Ero molto incuriosito da Horizon Call of the Mountain, ma leggendo le recensioni mi sembra di capire che si tratti più che altro di una demo tecnica pensata per sfoggiare tutta la tecnologia presente nel nuovo visore di Sony. Spettacolare da vedere, interessante nei comandi, ma con un gameplay ridotto all'osso. C'è qualcuno di voi che prenderà la PSVR 2 al lancio? C'è poi un altro lancio, o meglio, un'altra apertura. È stata inaugurata la seconda sede del Super Nintendo World, la prima in Occidente. Situata all'interno degli Universal Studios di Hollywood, il parco a tema è sostanzialmente la riproposizione di quanto già visto in Giappone, attrazioni incluse. Però la cerimonia di apertura è stata una bella cafonata ed è terminata poi con una comparsata del mitico Shigeru Miyamoto, che è stato coinvolto direttamente nella progettazione del parco. Io direi che prima o poi un salto al Super Nintendo World va fatto assolutamente.
E prima di passare alle notizie del giorno, vi devo parlare di una cosa che mi manda in hype pazzesco, anche se so che non ve ne frega niente. Remedy ha confermato che Alan Wake 2 ha raggiunto una fase avanzata dello sviluppo. Secondo il CEO Tero Virtala, cito testualmente, Alan Wake 2 avrà presto tutti i suoi contenuti messi in ordine e al momento è già giocabile dall'inizio alla fine. Presto procederemo a ripulire l'esperienza. Alan Wake è un brand unico che ha un grande valore per la nostra compagnia. E per me questo è uno dei most wanted di quest'anno, dietro giusto a Tears of the Kingdom. L'attesa è proprio straziante e visto che ci siete, recuperatevi, ma non su Switch, la remaster del primo Alan Wake. Un vero capolavoro, anche se non invecchiato benissimo. Va bene, passiamo alle notizie del giorno. Abbiamo due importanti novità a tema Pokémon. Una è una sorta di leak, l'altra invece una comunicazione ufficiale. Partiamo dai rumors. Ci avviciniamo infatti al Pokémon Day, che si terrà il 27 febbraio e che è un po' il compleanno del brand. Per l'occasione vengono spesso lanciate iniziative e non mancano di presenze dedicate al futuro del brand, sia per quanto riguarda l'ambito videoludico, sia per tutto quello che gli ruota intorno. Quest'anno è stato lanciato anche un sito chiamato Pokémon Together, pensato per mostrare un mosaico interattivo che raccoglierà tutti i contenuti contraddistinti dall'hashtag Pokémon Together. Insomma, una di quelle cose social che tanto piace a voi giovani. Ma è proprio qui che inizia la parte che va oltre la mia comprensione. Alcuni dataminer hanno iniziato a analizzare il codice sorgente del sito e si sono resi conto che ci sono dei riferimenti ad un copyright datato 2023 di Spike Chunsoft. Cosa significa? Beh, che lo studio è storicamente associato alla serie spin-off dei Pokémon Mystery Dungeon e, se vi ricordate, nel 2020 la saga tornò con un remake dei primi capitoli intitolato Squadra di Soccorso DX. Quindi c'è chi vuole vedere in questa scoperta il probabile ritorno dei Mystery Dungeon, magari con un nuovo capitolo o magari con un remake. Per me è abbastanza credibile come ipotesi, in fondo c'è sempre spazio per questo tipo di spin-off, più che altro direi che sarà il caso di tenere gli occhi aperti per un'eventuale presenza in quei giorni. Ma le novità a tema Pokémon non finiscono qui, perché è stata appena annunciata una nuova patch per Scarlatto e Violetto. L'update promette di correggere tanti dei problemi dei titoli, ma l'annuncio ha anche sollevato qualche perplessità tra i fan. Chiariamoci, è un bene che Nintendo e Game Freak continuino a migliorare la qualità di un prodotto che è stato pubblicato in uno stato ritenuto da molti inaccettabile. Ed è chiaro come questa patch 1.2.0 faccia tesoro del feedback degli utenti e cerchi di mettere una pezza su alcuni problemi specifici. L'aggiornamento, previsto genericamente per la fine del mese, presenta questa volta un changelog bello esteso e Game Freak si è concentrata su quattro aree principali. In primis verrà migliorata la gestione dei box Pokémon e poi verranno corretti anche numerosi bug per quanto riguarda i Terra Raid, le battaglie e il gioco in generale. Nonostante il reiterato impegno da parte di Nintendo a migliorare il prodotto basandosi sulle richieste dell'utenza, ci sono due aspetti che per ora hanno suscitato numerose perplessità. Da una parte non c'è ancora notizia sull'implementazione di Pokémon Home con questa nuova generazione di Pokémon e dall'altra non viene fatto alcun accenno a un eventuale miglioramento delle performance tecniche dei due titoli, forse il loro più grande tallone d'Achille. Per carità, il gioco continua a vendere cifre impressionanti, quindi forse non c'è tutta questa urgenza nel sistemare il gioco. Però a più di 3 mesi di distanza dalla pubblicazione di Scarlatto e Violetto si sperava che la situazione sarebbe un minimo migliorata, quando purtroppo le cose sotto tantissimi punti di vista non si sono mosse di un centimetro. C'è qualcuno di voi che ha messo in stand-by i titoli nella speranza di poterli giocare una volta sistemati? Un engine grafico ottimizzato a dovere vi farebbe tornare con piacere su Scarlatto e Violetto? E per chiudere, per la prima volta in assoluto, vi lascio con una notizia positiva riguardante il PlayStation Plus Premium. Nello scorso episodio avevo nuovamente criticato l'offerta contenutistica del catalogo dei classici riservato agli abbonati al tier massimo del PlayStation Plus, il Premium. Molti infatti hanno sottoscritto questo abbonamento nella speranza di trovarsi di fronte un catalogo retro gaming in grado di abbracciare la vasta storia del brand PlayStation, ma fino a questo momento abbiamo visto ben poco. L'offerta iniziale era a dir poco desolante e nel corso dei mesi sono state proposte col contagocce delle aggiunte non proprio spaccamascella. Il 21 di questo mese però le cose cambieranno, perché finalmente posso dire di essere fomentato per l'arrivo di un classico PS1, The Legend of Dragoon. Vista l'esplosione di interesse del pubblico occidentale nei confronti dei JRPG a fine anni 90, Sony pensò bene di creare una nuova IP da inserire nella scia dei popolarissimi Final Fantasy. The Legend
Legend of Dragoon era un JRPG straambizioso con una production value per l'epoca pazzesca e con parecchie idee interessanti per quanto riguardava il combat system. L'elevato costo di produzione, che fu a malapena pareggiato dalle vendite in Occidente, spinse Sony ad abbandonare il brand, che non vide più alcuna incarnazione, se non una riedizione sul PSN anni dopo. Si tratta insomma di un ritorno molto gradito e spero con tutto me stesso che sia presente la versione italiana, che aveva uno di quei doppiaggi semplicemente fantastici. Se siete iscritti al servizio, mi raccomando, non lasciatevelo scappare. E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento alla prossima settimana con un nuovo video che arriverà quando arriverà. Voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo, sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duros. Io sono il Poro Poké, Michele Mon. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Mi raccomando, mettetevi in marcia verso la fondazione.